Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata podcast del progetto Sette Lune. Oggi con voi Viviana Abnur dell'Argentina, che ha pubblicato Agosto, Delta e Flores y Velas. Se domestican los ojos cuando recuerdan, se hacen agua, porque hay un trompito que hipnotiza mientras gira sobre la palma de mi mano. Si addomesticano gli occhi quando ricordano, diventano acqua, perché c'è una trottola che ipnotizza mentre gira sul palmo della mia mano. Francisco Azuela Espinosa del Messico ha pubblicato tra gli altri Il Maldicionero e El Tren de Fuego. Pasan las horas y los días. Pasan las horas y los días. La oscuridad va cediendo, en la montaña se oye el canto de extrañas aves. Un nuevo amanecer ilumina las praderas, la actividad estalla. El hombre aprende otro tiempo, otro idioma. El pasado está adelante en el presente, prende del porvenir una nueva semilla, llega con el viento. Pasano le ore e i giorni. Passano le ore e i giorni, l'oscurità va cedendo. Nella montagna si sente il canto di uccelli misteriosi. Una nuova alba illumina le praterie, si espande l'attività. L'uomo impara un altro tempo, un'altra lingua. Il passato sta davanti al presente, attecchisce dal futuro un nuovo seme, arriva con il vento. Fernando Cheye Pujolar, Uruguay, ha pubblicato Poesia de los pájaros pintados. Patio de la abuela. Cipresa ascendente en precipitación vertical verde, espinas de un marchito borracho combustible, azahar de naranjos cargados de continuo, nota amarilla de un limón colgante, la tierra en su sequedad se ha partido. 1959, dicen tus pilares arcanos, agujas que descansan en una almohada de terciopelo, lento como tu sombra veo caer el sol. Tu bastón de la tarde ha reflejado un grito en el largo pasillo que lleva los pinceles. El búfalo en su cueva observa extrañado el discurso que un día supo ser resistencia, y ahora que tu perfume no puebla ya esta tierra, llegó para quedarse tu verde melodía. Veranda della nonna. Cipresso ascendente in precipitazione verticale verde, spine di un combustibile marcio ubriaco, zagara di un arancio continuamente carico, nota gialla di un limone appeso. La terra nella sua secchezza si è spaccata. 1959, dicono i tuoi pilastri arcani, aghi che riposano in un cuscino di velluto. Lento come la tua ombra vedo cadere il sole. Il tuo bastone della sera ha riflesso un grido nel lungo corridoio che porta i pennelli. Il bufalo nella sua grotta osserva spaesato il discorso che un giorno ha saputo essere resistenza, ed ora che il tuo profumo non popola più questa terra, è arrivata per fermarsi qui la tua verde melodia. Rodolfo Dada del Costa Rica ha pubblicato tra gli altri Sobremesa e Cardumen.
Digo patria y hay un pez azul que nada en un mar ilimitado. Recuerdo el vértigo cuando el arrecife termina y el mar vuela infinito. Recuerdo también el pez azul de mi infancia en estos ríos que cubren la tierra. La patria es entonces la memoria del agua, el vuelo de un albatros sobre esa memoria, crecida por los años. Aquí un ejército de peces protege el infinito, la aleta que lo guía como la mano de Dios. Aquí la línea azul que separa las dos manos se prolonga y como un niño pinto pajaritos en ese horizonte. Dico patria e c'è un pesce blu che nuota in un mare sconfinato. Ricordo le vertigini quando la barriera corallina finisce ed il mare vola senza limiti. Ricordo anche il pesce blu della mia infanzia in questi fiumi che coprono la terra. La patria è dunque la memoria dell'acqua, il volo di un albatro sopra quella memoria cresciuta per gli anni. Qui un esercito di pesci protegge l'infinito, la pinna che lo guida come la mano di Dio. Qui la linea blu che separa, le due mani si prolunga come un bimbo dipingo uccellini su questo orizzonte. Alejandra Maldonado, Puerto Rico, ha pubblicato Burlesca. Padre, una vez quise ser lo que mi padre quiso que fuera. Amo a mi padre, me esclavicé. Padre, una volta volevo essere quello che mio padre voleva che fossi. Amo mio padre. Mi sono resa schiava. Alberto Molina, El Salvador, ha pubblicato Para amar en tiempos de muerte. Para amar en tiempos de muerte. Agáchate, cierra los ojos, bésame y canta. Per amare in tempi di morte. Abbassati, chiudi gli occhi, baciami e canta. Carlos Tafur, Colombia, ha pubblicato tra gli altri Presencia, formas efímeras e la vil vanidad. Extraño la concisa y pesada despreocupación de mi niñez y extraño la dulce congestión de mi bisogna atención. Duele la enferma vanidad sobre mis facciones, la frágil cocción de mi rostro no es temperante, el espíritu sube con escozor los peldaños de los años. Mi manca la concisa e greve spensieratezza della mia infanzia e mi manca la dolce congestione della mia attenzione inesperta. Fa male la viziosa vanità sui miei tratti. La fragile cottura del mio volto non è temperata. Lo spirito sale con bruciore i gradini degli anni. Ecco, questa era la nostra plaquette sull'infanzia, sull'idea dell'infanzia, un po' la giocosità, ma allo stesso tempo la difficile infanzia, no? Per qualcuno. Speriamo che vi sia piaciuta. Vi ricordiamo che potete scaricare anche tutti gli altri podcast per ascoltare le altre plaquette sempre gratuitamente. Potete downloadare anche l'ebook e la versione PDF di questa plaquette e di tutte le altre. Vi ricordo che i direttori editoriali siamo io, Silvia Favaretto e Daniele Rubin, che è il redattore, e i nostri collaboratori sono Chiara Denate, Elisabetta Dall'Omo, Lucia Guidorizzi, Francesca Mazzucco, Arianna Favaretto, Sara Grimaldi, Tania Gibertini, Sheila Pistolesi, Federica Volpe, Alonso Ramirez, Carlos Andrés Ciro, Hugo Salvador Bautista, Concepción García Sánchez, Carmen Parada e Maurizio Gutierrez Ventura. Vedrete se scaricate la copertina del PDF, che in questo numero c'è un bellissimo dipinto della pittrice messicana Mabel Collin. E come di consueto, la musica di questo podcast è del musicista costaricano Mauricio Gutierrez Ventura. Ci potete seguire su Facebook, Twitter, Google+, MeBook e tutti i social network. A presto!